Nell'ultimo esercizio, nel video precedente, abbiamo visto che nel circuito scorre una corrente di 4,2 A. Consideriamo un tratto di questo filo conduttore qua in questa zona, dove la corrente scorre da destra verso sinistra. Questo è un ingrandimento del filo, questa è una sezione S, la corrente scorre verso sinistra e questo valore 4,2 A vuol dire che ogni secondo attraversano questa sezione 4,2 coulomb di carica elettrica. Noi sappiamo che la corrente è un passaggio di cariche elettriche che per convenzione consideriamo positive, ma in realtà sappiamo che le cariche che si muovono veramente sono gli elettroni, che si muovono nel verso opposto, quindi non da destra a sinistra, ma da sinistra verso destra. Questi elettroni scorrono con una velocità detta di deriva, una velocità molto lenta. In questo piccolo esercizio ci chiediamo quanti elettroni in un secondo attraversano questa sezione passando da sinistra a destra, della sezione. Qui vediamo infatti un certo numero di elettroni che un secondo prima stanno a sinistra della sezione considerata, un secondo dopo sono passati a destra, quindi l'hanno attraversata. È facile calcolare quanti sono questi elettroni, basta prendere la quantità di carica che ogni secondo attraversa questa sezione, 4,2 coulomb, e dividerla per la carica di un elettrone solo. In questo modo otteniamo 2,6 per 10 alla 19 elettroni. Questo è il numero degli elettroni NE che ogni secondo attraversano questa sezione da sinistra a destra.